Ciao chef, mentre tu stai elaborando il tuo piatto, ho qui con me un ospite, Vittorio. Ciao. Di cosa parliamo, Vittorio, oggi? Beh, io a caso parlerei di oli, visto che li sta usando anche lo chef. Ti ho portato i nostri oli. Oli della zona di? Siamo a Vetralla. Quindi nel Lazio. Che oli hai portato? Armando, ho portato degli ottimi oli. Olio Traldi, che produce l'azienda agricola Francesca Boni, che si trova a Vetralla, quindi nella Tuscia. Si sente che io sono della Tuscia. Moltissimo, infatti. Ne vedo quattro. Sì, sono quattro perché sono oli differenti. Abbiamo il nostro Classic, a seguire Lectia, che prende il nome da una donna aristocratica etrusca. Poi c'è Eximius, il nostro medio, quindi il nome di un gladiatore romano. E chiude Athos, il più intenso, che prende il nome da una figura della mitologia greca. Gli oli non sono diversi soltanto esteticamente, hanno delle caratteristiche organolettiche differenti per l'abbinamento con i vari piatti, però l'olio va saputo interpretare, assaggiare. Mi hai incuriosito, ma lo possiamo assaggiare quest'olio? Lo assaggeremo sicuramente, però siccome l'assaggio fatto bene dell'olio è un rito a tutti gli effetti, io direi di prenderci la prossima puntata con calma. Ok, alla prossima, ciao chef! Ciao chef, noi continuiamo la nostra presentazione dei nostri prodotti con l'olio di Vittorio Della Tuscia. Sì, l'olio dell'azienda Francesca Boni, olio Traldi, io ho il piacere di presentarlo. E visto che stai andando su un buon prosciutto, almeno l'odore fa denotare questo, volevo farti assaggiare un nostro olio particolare, intenso, si chiama Athos. Prende il nome da un gigante, una figura mitologica della mitologia greca, un gigante che osò sfidare addirittura Poseidone, il dio del mare, per far capire che è un olio battagliero, quindi Athos è il nostro olio più intenso e ti suggerisco e vi suggerisco di assaggiarlo sulle carni rosse in particolare. Infatti ti chiederei di assaggiare prima una fettina così cruda, senza olio, e poi insieme all'olio per farti capire come viene valorizzato il background nutraceutico di questo prodotto che stai quindi proponendo. Oggi l'abbiniamo a questo nobile prosciutto. Oggi sul prosciutto, ma si può utilizzare su tutte le carni rosse, come dice il colore rosso, o su tutto ciò che è corposo, ad esempio delle zuppe di legumi. Athos è un blend. Blend vuol dire che quindi due olive di tipologie differenti sono state assemblate insieme. In questo caso è frantoio e moraiolo. E trattalo bene perché è un campione del mondo. La famosa frase campioni del mondo, ti faccio vedere due premi che Athos ha vinto nel 2018 nel concorso internazionale di New York e nel 2019 nel concorso internazionale di Roma, Flossolei, e nella categoria blend fruttato intenso, olio Traldi Athos è stato ritenuto il migliore del mondo. Ti propongo di assaggiarlo. Tu vai con la pinza, io da antico romano vado con le mani. Ne assaggiamo uno senza e uno con? Sì, io direi di sì. Ciao chef. Caro Vittorio, l'avventura continua. Eh sì. Cosa abbiamo qua? Un bel salmone. E quindi consigliami un tuo olio da dedicarci. Beh, allora, ci dedichiamo un bel olio corposo, come merita il signor Salmone, re dei pesci, e gli metteremo Athos, il campione del mondo. Oh. Perché è un olio corposo che si sposa molto bene con questo pesce un po' grasso, che però rende molto bene al palato. Athos è il blend di frantoio e moraiolo. Il moraiolo chiude con un retrogusto amaro, quindi va a contrastare col sapore del salmone. Dimmi se è così. Quindi ho sentito il pesce, ho sentito il salmone, l'amaro nel fondo, sento una piacevolezza in questo frangente. Molto. Brindiamo a ciao chef. A ciao chef. Ciao chef.